Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo assaggiamo in cui, come vedete dal titolo, andrò ad assaggiare per voi questi spicy rice mix al gusto wasabi. Come vedete sulla confezione, non è un solo tipo di snack, ma appunto sono, come c'è scritto poi dietro, sono un mix di cracker di riso e di arachidi pastellate al gusto wasabi. Vedete per l'appunto gli ingredienti e poi anche i valori nutrizionali. Quindi direi di aprire, vedere come sono all'interno e assaggiare poi. Ok, come avete visto sulla confezione ce ne sono di tre tipi. Abbiamo questi due che sono appunto, presumo, i cracker di riso, uno al wasabi, l'altro non so che cosa possa essere, mentre questi qui sono in teoria gli arachidi appunto ricoperti di wasabi. Io comincerei con questi. Non male, ma sono un po' duri. Proviamo anche questo, così scopro che gusto ha. Non male, forse lo preferisco anche se non riesco a capire che gusto abbia, è un gusto un po' particolare in realtà. Cioè, sa molto di riso, non ha un gusto particolare, forse lo preferisco, è anche un pochino meno duro da mangiare. Ultimo, l'arachide ricoperto di wasabi. Anche in questo caso è parecchio duro e sa tantissimo di wasabi, che è un gusto che in realtà a me non piace particolarmente, come vedevo anticipato in qualche video fa per quanto riguarda sempre gli assaggiamo. Non sono male in realtà, se vi piace soprattutto la cucina di sapori appunto decisi come quello del wasabi, non sono male. Se devo scegliere tra i tre preferisco questa cosa qua che non so in realtà che gusto abbia, ma è un pochino meno duro come consistenza e anche non ha un sapore molto ben definito, quindi un pochino più delicato al palato, mettiamola così. Bene ragazzi, spero che il video vi sia potuto interessare, che l'abbiate trovato interessante. In caso lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per seguirmi nelle mie prossime avventure. Se avete qualche consiglio di cosa posso potrei assaggiare nei prossimi video, lasciate un commento qui sotto. E sempre qui sotto vi ricordo che trovate i link a tutti i miei social in cui seguirmi nelle mie avventure in giro per il mondo, diciamo così, in diretta, quindi al di fuori dei video di YouTube. Detto questo, io vi saluto, spero che continuerete a seguirmi e vi dico have a nice life!